Il punto di rugiada, due generazioni a confronto, cosa ne esce? Viene fuori il fatto che forse non si può fare a meno dei vecchi e anche i vecchi non possono fare a meno dei giovani. È un incontro-scontro fra due generazioni che piano piano nell'andare avanti del film si scoprono delle affinità fra le due generazioni. È un film forse un po' antico rispetto ai film che si fanno oggi, è un film che ha a che fare anche con me, con mio padre, cioè è un film abbastanza intimo per quello che mi riguarda. Il film è una dichiarazione d'amore verso il padre Dino, maestro della commedia italiana. Si avverte la nostalgia di quel periodo. No, io ho molta nostalgia in genere di quello che era, del cinema come era anche una volta, di tante persone, fra cui anche sì, mio padre, ma tanti altri registi, amici, fratelli e tanti che ho conosciuto. Però questo non vuol dire che oggi non si possano fare e si facciano film che sono all'altezza di quelli là. Difficile, eh? Difficile essere all'altezza di quelli là, però qualcuno ci prova. Lucia Rossi interpreta l'infermiera Luisa, terza esperienza sotto la regia di Marco Risi. Lavorare con appunto Marco Risi è una di quelle esperienze belle che auguro a qualsiasi attore perché è interessante proprio entrare nel suo mondo. Lui ha questa grande capacità di farti leggere e capire quello che vuole vedere. Quindi, non so, io dico sempre che quando capitano queste occasioni è sempre un onore, oltre a essere dei privilegiati. Lucia è Umbra di San Giustino e spesso torna in Alto Tevere. Sono molto legata, torno volentieri, soprattutto anche per la mia famiglia o gli affetti a cui sono molto legata. E queste radici che mi porto anche sul set spesso.